Ai familiari, a Marco Andrea, ai figli, ai fratelli, alle nuore e insomma a tutti coloro che hanno voluto bene. Cioè, non si può perdere la vita in questa maniera. Cioè, Adriano Armelin è stato trucidato, torturato, è morto a causa delle gravi percosse che ha preso. Tutti noi abbiamo sperato nelle prime ore che si potesse salvare, però l'epilogo è stato assolutamente negativo. Ci si interroga sul senso della vita e anche sul senso della vita di alcune persone che commettono questi fatti, perché comunque c'è da dire che non ci sono spiegazioni per quello che è accaduto. Io spero che quantomeno non servirà a far tornare in vita Adriano Armelin, il signor Armelin, ma quantomeno si pensi in questo paese a pene esemplari, quantomeno siano un deterrente per quanto possibile. Riecheggia spesso la parola perdono in questi giorni, ma c'è qualcosa da perdonare, si può perdonare? Va bene, parola che riecheggia, però è pur vero che è difficile perdonare chi commette un atto del genere, va a trucidare, a percuotere e a massacrare in questa maniera una persona. Io penso che oggi noi dobbiamo sperare che i magistrati facciano il loro dovere e assicurino per tutta la vita la giustizia a questo signore, Lei Presidente, che si buttino via le chiavi, questa è l'unica soluzione. 9 mesi fa era sempre qui per l'ultimo saluto a Elisa Campiol, la ragazza uccidata a Moriago della battaglia. Sono tragedie o sono eventi prevedibili questi? E Guardi, possono essere prevenuti? purtroppo sono due storie che totalmente diverse. Entrambe le persone, sia Elisa che Adriano, hanno avuto la sfortuna di trovare nel loro percorso delle persone, diciamo, che non avevano tutte le carte in regola. Penso che la tragedia di Elisa sia ancora viva in questo territorio e purtroppo a quella di Elisa si aggiunge quella del signor Armelin, con quello che è accaduto. Noi non siamo un territorio che è abituato a fatti come questo è poco ma sicuro. Si ritorna a parlare di sicurezza, di prevenzione, ma anche di certezza della pena, anche questi temi che ricorrono. Cosa vuoi che le dica? Questo è il Bengodi dei delinquenti. Questo è diventato il paese del Bengodi dei delinquenti. Bisogna mettersi l'impegno per andare in galera. Questa è la verità. Io non do colpe a magistrati o che altro. Io penso una cosa, che il Parlamento deve fare leggi molto più severe, perché rientra nelle competenze del Parlamento. Se ci sono leggi molto più severe, probabilmente più di qualcuno verrà assicurato la giustizia, persone che oggi magari non lo sono. Servono anche più forze dell'ordine, più risorse, più uomini. Guardi, non mi sembra il momento di stare qui a fare la lista della spesa. Io sono qui a portare la vicinanza alla famiglia Armelina, ai figli di Marco Andrea, a tutti i familiari, e dire che la mia presenza qui è anche per dire che noi non ci omologhiamo a questi fatti. Non vogliamo diventare terra che ospita sta gente che va per le case ad ammazzare i nostri Grazie. uomini. Grazie.